Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo vlog della giornata, giovedì 6, sì, giovedì 6 febbraio, sono le 7:56, stiamo andando a scuola come sempre. Stamattina mi sono anche un po' truccata, cosa sì, un po' rara, ultimamente non mi trucco mai per andare a scuola, ma in questi giorni mi vedo malissimo, quindi ho detto stamattina ho tempo, mi trucco un pochino così mi sistemo un po', ecco. Quindi così, stiamo andando a scuola, oggi volevo fare un nuovo vlog perché oltretutto devo anche farmi le unghie nuove, poi volevo farvi un mini unboxing dentro il vlog, insomma, così un video tranquillo, anche perché oggi non ho proprio tempo di registrare, di mettermi a registrare un video statico, quindi ho colto la palla al balzo per farvi uscire un nuovo video e allo stesso tempo fare anche le cose che devo fare. Quindi così. Oggi giornata abbastanza tranquilla, a scuola il giovedì è relativamente sereno. Poi appunto torno a casa e devo andare a farmi le unghie, che non sono cresciute molto questo mese, però sono già 4 settimane che ce l'ho. Ciao, ciao, ciao. Anche tu, lei è più intelligente di te perché si mette bara al sole, no? E qua c'è anche Furia, ovviamente. No, in realtà sono io che le apro e dopo gli Ciao. tirano per... Tornata a casa, oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla. Adesso sono letteralmente appena tornata, infatti ho ancora il giubbotto su. Adesso intanto mi tolgo lo zaino dalle spalle e poi mi metto a mangiare. E nulla, quindi se sì, adesso mi riposo un attimino, poi io ho detto all'età devo andare a fare le unghie. In tutto ciò mi sono tolta anche gli occhiali. Tra poco pranzo, mi sono tolta gli occhiali, mi sono tolta le lenti. Tra poco pranzo, avevo già preso le vitamine comunque. Guarda, poi tra poco pranzo mi mangio la mia solita arancia, un po' di verdure e poi assaggiamo un nuovo hamburger vegetale che abbiamo preso ieri. C'è ancora la confezione in frigo? Che pare. Vabbè, la confezione dell'hamburger è questa, che è di lenticchie raffreddate di Garden Gourmet, che è una marca che fa un sacco di cose del genere, sono molto buone. Questa qua. Verdure e l'hamburger di cui io parlavo prima, che adesso assaggio perché non l'ho mai mangiato. E ovviamente l'arancia, che però non ho fatto in tempo a farvi vedere. Comunque ho finito di mangiare, era buono alla fine l'hamburger, me lo aspettavo peggio, diciamo che questo, cioè, gli hamburger di solito fatti solo con le verdure, boh, alcuni sono buoni, altri un po' meno, e in generale le cose che tendono più al sano... Alcune di queste non sono sempre buonissime, ecco. E in ogni caso adesso sono qua sul divano. Oggi fa freddissimo oltretutto, infatti mi sono messa la copertina e sono le 2, sì, 1:58. Ho ancora un pochino di tempo perché devo alzarmi da qua più o meno alle 2:30, quindi direi che posso stare un pochino tranquilla. Poi dopo essere andata a farmi le unghie, ho già un'idea di come farlo oltretutto, anche se è un pochino particolare. Sapete che per me il particolare è tutto dire perché sono una molto classica per quanto riguarda le unghie, però per me è una cosa un pochino particolare, nuova rispetto al solito, quindi devo un attimo capire se questa idea potrebbe venire bene o no. Infatti dopo chiederò un consiglio alla mia estetista. In ogni caso, dopo vi farò sicuramente vedere come saranno venute e dopo aver fatto le unghie devo andare in palestra perché giovedì vado sempre in palestra, più o meno dalle 4:40 fino alle 6:15. Torno a casa, volevo farvi vedere alcune cosine nuove che mi sono arrivate da Shein, anche se in realtà avevo intenzione di farlo adesso, però solo una mezz'oretta, quindi non voglio fare le cose di fretta e poi fa troppo freddo per cambiarmi e per farvi vedere le cose indossate in questo momento, quindi lo farò stasera e basta, quindi questi qua sono i miei programmi. In tutto ciò, dopo mille miliardi di consigli, ho deciso di cominciare a vedere You. Madonna, lo schermo tutto graffiato, ma è vecchissimo il computer. Vabbè, comunque,
Ho deciso di cominciare a vedere You, ho visto ieri la prima puntata e insomma non mi ha fatto impazzire. Adesso comincio a guardare la seconda, che se non la finirò al massimo me la finisco in palestra più tardi. Comunque sono uscita di casa, sto andando a farmi le unghie, sto andando a piedi visto che c'è una bellissima giornata oggi. Niente, infatti, cioè, super sole oggi, anche se c'è vento freddo. Arrivata, ci vediamo quando le ho finite. Ho finito le unghie e sono tornata a casa in super velocità a piedi perché adesso stiamo andando in palestra. E così, dopo vi faccio vedere meglio le unghie. Sono venute abbastanza bene, era più o meno quello che speravo. Poi ovviamente il problema è che vado là con le... Cioè, per esempio questa volta sono andata là con una foto, ma ovviamente poi è impossibile che vengano esattamente identiche perché magari i colori sono leggermente diversi. In ogni caso, sì, dopo vi faccio vedere, intanto andiamo in palestra. Tornato a casa dopo palestra. Ci sono i cagnetti qua che vogliono venire a salutarci. La Kika come sempre che abbaia. Sono tornata a casa adesso da palestra, stanchissima. Oggi sono veramente super iper stanca. Adesso mi faccio una bella doccia, i capelli non li devo lavare perché li lavo domani, perché domani torno in palestra, quindi non ha senso che li lavi oggi. Faccio una bella doccia e poi vi faccio vedere anche le cose nuove che mi sono arrivate e che mi interessava sì farvi vedere queste cose qua. Stasera mi strucco con quest'olio struccante di Nivea che sto ancora testando, però per ora devo ammettere che mi sta piacendo. Poi vado ad applicare il tonico di Pixi, questo che mi sta piacendo molto. E infine, per idratare la pelle, visto che ce l'ho particolarmente secca, utilizzo questo siero qua di Pupa, che è molto 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 idratante. Ragazzi, allora, prima cosa che mi è arrivata da Shein, questo vestitino qua, che è super carino. Allora, questo qui è un vestitino che mi è arrivato da Shein, fatto in questo modo, è super carino, mi piace un sacco ed è molto molto particolare, perdonatemi la luce, forse non è delle migliori, però insomma è fatto in questo modo ed è davvero molto molto carino, particolare. E mi piace un sacco perché sta molto bene anche con dei semplicissimi Dr. Martens. Ve l'ho fatto vedere di là perché si vedeva un pochino meglio intero, però comunque fatto così è super iper semplice, però è davvero molto carino, mi piace un sacco. In tutto ciò, visto che qua c'è una luce un pochino più carina, vi faccio vedere anche le unghie che sono queste qua, fatte così. Ho deciso di fare questa cosa un pochino più particolare rispetto al solito della French, l'ho fatta a Bordeaux. Fatemi sapere se vi piacciono, tra poco vi posto anche la foto su Instagram. Seconda cosa che mi è arrivata e che sto utilizzando un sacco perché mi piace davvero tanto è questo maglione qua che è super iper morbido ed è davvero molto molto comodo, carino, mi sta piacendo davvero un sacco, infatti lo sto veramente utilizzando tantissimo per andare a scuola. Altre cose che mi sono arrivate invece sono questi orecchini qua che mi stanno piacendo un sacco gli orecchini di Shein perché ne hanno tantissimi, costano pochissimo, però la qualità non è male, cioè non si ossidano molto facilmente, nel senso che non si rovinano, non diventano tipo blu verdognoli. E vabbè, questi due che in realtà non sono i miei preferiti, ma erano dentro al set. Invece tra i miei preferiti ci sono questi qua che sono davvero super carini, mi piacciono un sacco. Poi simili, questi qui che sono appunto solo questi, ecco, non hanno anche il cerchio. Queste perle però di questo colore qui, oro, e poi anche le perle che ho su adesso. Mi sono arrivate anche queste qua, queste perle che ho su adesso. Poi altre due cose che ho ordinato, questi due cappelli che sono una cavolata, però costavano davvero poco. Mi piace un sacco come sono fatti perché non sono troppo grandi, non mi fanno l'effetto puffo e quindi niente, mi piacevano, ho preso questi due. E un'altra cosa che però questa qui non mi è piaciuta, mi sa che è più beige che non c'entra niente.
Un'altra cosa che però non mi è piaciuta è questa canottiera, che è tutta un pochino attorcigliata, vedete? Però non mi piace molto il materiale di questa, non so, non mi fa proprio impazzire, infatti non ve la faccio vedere neanche indossata perché questa mi ha un po' delusa. Quindi sì, tra queste cose tutte quante mi piacciono, tranne questa qua, non ve la consiglio. Mi sono messa a editare questo video qui, così vorrei farvelo uscire domani. Stavo cercando di finirlo prima che arrivassero a cena mio papà e mio fratello, anche se arriveranno tra poco perché poi guardiamo Masterchef assieme come ogni giovedì, quindi al massimo se non lo finisco dopo Masterchef. Mi sono messa ovviamente qua sul divano con il computer, come avevo appena fatto vedere, e nulla, si sta aspettando che arrivino mio papà e mio fratello. Incredibile come ogni volta la sera quando mi strucco sono sempre rossa in qualche punto del viso, no? A parte qua che, raga, mi sta uscendo un brufolino di quelli sottopelle terribili, mi fa malissimo. Qua invece sono io che, come sempre, ormai, cioè, lo sapete, io sono fatta così. Ogni volta che ho un brufolino, qualcosa che mi dà fastidio, lo schiaccio e va a finire che mi faccio queste cose sulla pelle, che sono fastidiosissime da vedere, più dei brufoli, credo. E quindi niente, insomma, sapete che la sera quando mi vedete struccata io sono sempre così. Oggi mangiamo... No, questa no. Però questa. Il nostro passato di zucca e carote. Poi, visto che stasera ce ne vengono anche un po' di mio fratello, qua ci sono alcuni affettati, pane. E poi in forno c'è anche una torta salata con le verdure e dell'altro pane. Ragazzi, io vi volevo dare la buonanotte adesso, sono le 10 più o meno, sto andando praticamente a letto, tra poco vado a letto perché sono veramente stanca oggi e stavo finendo di editare il video che alla fine l'ho editato, fino a prova contraria, se non ci saranno problemi con il wifi o imprevisti uscirà domani e nulla, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi piacciono le mie unghie, sono molto curiosa di saperlo. E se vi interessa i capi che vi ho fatto vedere prima di Shein e anche gli accessori, insomma tutto quello che vi ho fatto vedere prima, i link sono giù nell'info box, assieme anche un codice sconto che potete utilizzare sul sito se volete acquistare, quindi se vi può interessare è tutto quanto giù. E basta, io vi ringrazio tanto per aver visto questo video fino a questo punto, fatemi sapere se vi è piaciuto e raccontatemi qualcosa insomma nei commenti, mi fa sempre piacere, mettete un pollice in su se appunto l'avete apprezzato e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram se vi va, assieme ai vari link, il link anche per il mio canale, per la mia pagina su Instagram, scusate, mi sono confusa, è sempre giù nell'info box, quindi niente, a parte questo, vi auguro buonanotte e vi ringrazio ancora.